Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata di fine estate, inizio di autunno in cui vogliamo fare un po' il bilancio della situazione che vive Taranto, un'estate abbastanza travagliata, un bilancio del quadro economico tarantino anche alla luce dell'estate, le prospettive di sviluppo del territorio, considerando gli interventi del governo, il rapporto città di Taranto, provincia ionica e governo. Siamo nella struttura del complesso turistico San Bei, sito appunto a Taranto, San Vito. Volevamo veramente fare la puntata all'aperto, registrarla all'aperto, però purtroppo le condizioni climatiche, un ventaccio ce lo ha impedito. E allora ci siamo così allocati qui, vedete alle spalle si sentirà, si percepirà sicuramente il fruscio, no? Lo scorrere delle acque. Andiamo subito a salutare gli ospiti di Uno Spaccato, in cui sentiremo rappresentanti politici, mondo imprenditoriale, sindacato. E allora partiamo, fa gli onori di casa il dottor Matteo Carrino, che è il gestore del complesso turistico Marcello Carrino, gestore del complesso turistico San Bei. Buonasera. Buonasera. Poi ci presenterà un po' la struttura. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Unione Sindacale di Base. Il dottor Gianni Azzaro, lui è capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Comunale di Taranto, nonché appunto consigliere nazionale dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia Italiani. E dulcis in fundo, last but not least, Angelo Ferrarese, lui è un sindacalista dell'USB, che è il responsabile USB per quel che riguarda Taranto, la polizia locale ed il pubblico impiego. E allora partiamo intanto da Matteo Carrino, presentiamo intanto questa struttura. Allora, il San Bei è una struttura, diciamo, storica. Ci sono delle foto storiche del San Bei che prima aveva un altro nome, si chiamava Baia Smeralda, non la voglio prendere da lontano. Comunque è uno stabilimento, un complesso turistico che ha forse una sessantina d'anni. Ci sono delle foto che ci hanno portato i nostri clienti che risalgono addirittura agli anni 60, agli anni 55-60. È una struttura poliedrica, è una struttura di proprietà, di famiglia, una famiglia tarantina, sono due famiglie, due fratelli, i proprietari, e noi gestiamo con altri gestori, ovviamente, perché la struttura è molto grande, sono quasi 35.000 metri quadrati, gestiamo insieme a dei gestori del pubblico spettacolo, della ristorazione, in prima persona gestiamo, diciamo, le attività che sono abbastanza variegate. C'è anche la ristorazione. C'è la ristorazione, quest'anno hanno gestito il ristorante, una società comunque familiare, che è la famiglia che storicamente gestisce il ristorante La Mimosa di Taranto, quindi hanno fatto un ottimo prodotto con dei prezzi anche abbastanza competitivi. Poi c'è la gestione del pubblico spettacolo di una società che gestisce diciamo il pubblico spettacolo da diversi anni, professionisti del settore, e poi noi come proprietà, come famiglia, gestiamo ovviamente il campeggio, lo stabilimento balneare, poi ospitiamo anche la scuola di vela che ha qui la sede tutto l'anno, fatta dai istruttori federali FIV. Ospitiamo anche una scuola sub e una scuola surf, una scuola sub ovviamente di istruttori anche federali. Quindi è una struttura, diciamo, turistico ricettiva. Prima di entrare nel merito, intanto un bilancio di questa stagione estiva. Taranto ha un appeal turistico perché, grazie a Dio, abbiamo delle risorse naturali fantastiche, abbiamo un patrimonio archeologico fantastico. Però chiaramente poi, quanto ai collegamenti, siamo un po' la sorellina povera della Puglia. Ma, cioè le ripercussioni, come si è vissuto, come avete, allora, qual è stata la percezione economica durante quest'estate? Devo dire una cosa, devo
Devo dire una cosa che sento dire da diversi anni, molti turisti sono venuti da noi, quest'anno devo dire che abbiamo anche lavorato tantissimo con turisti stranieri ma anche turisti italiani, perché forse lo scenario politico e quello che è successo purtroppo, ahimè, in questi ultimi anni forse hanno portato involontariamente maggiore affluenza nel territorio pugliese. Diciamo che Taranto ha un grosso vantaggio, forse l'unico, per il momento, diciamo, perché comunque geograficamente forse è meglio collegata rispetto a diversi tipi di Salento, quindi potrebbe sicuramente agevolarci questo per dire che comunque quest'estate abbiamo lavorato, il tempo ci ha sicuramente agevolato, le temperature sono state veramente notevoli, sicuramente si poteva fare di più. Molti clienti, ecco, questo mi è rimasto impresso, proprio qualche giorno fa ci hanno detto: peccato, Taranto è bellissima, noi non la conoscevamo. Diciamo che c'è sempre questo rimpianto, questo, no? Rimpianto di non essere venuti, oppure chi è venuto vede il mare bello, si mangia bene, ci sono tanti localini. E cosa manca? Manca, secondo me, molto senso civico ancora, nel senso che non si è organizzati per il turismo, che vabbè, forse io sono parte in causa. Però secondo me è un osservatorio privilegiato. Un osservatorio, diciamo. Sì, diverso, diciamo, da quello che potrebbe essere, però importante, perché comunque il turismo, secondo me, è un settore che non va tralasciato, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo, insomma. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, USB. Ma quando parlo con lei devo necessariamente pensare alla situazione ILVA, Mittal, l'azione dei commissari, secondo me non cambia niente, anzi peggiorano le cose, perché il piano di ambientalizzazione, lo slittamento dell'AIA, oggi altre sigle sindacali hanno anche evidenziato, ma l'avete fatto anche voi in precedenza, la situazione strutturale proprio dello stabilimento e la problematica degli esuberi. Intanto cassa integrazione. Sì, diciamo, era meglio il discorso che... ma dobbiamo analizzare le varie sfaccettature, no? Il problema dell'ILVA, come... Deve alzare un po' la voce. Il problema ILVA è un problema noto a tutti oramai. Noi siamo dell'opinione che si rischia seriamente di andare a peggiorare una situazione che già di per sé, come dire, ai minimi termini, perché dal nostro punto di vista Mittal non ci dà le affidabilità che dovrebbe dare. E anche perché poi Taranto, l'ILVA in particolare, esce da una storia, quella di Riva, fatta di 15 anni, come dire, di sfruttamento della produzione, quindi sfruttamento operaio, che ha prodotto in termini di ambiente, di sicurezza sul lavoro, numeri pesantissimi in negativo. Noi abbiamo fatto un ragionamento, siamo l'unica organizzazione che dall'inizio ha detto che... ha chiarito che l'industria va salvaguardata, non quel modello industriale, perché un modello industriale, come dire, che produce oltre acciaio anche inquinamento e quindi malattie, non è un modello sostenibile. Però abbiamo detto che l'unico soggetto che è capace di poter garantire, che ha la possibilità anche economica di poter garantire un rilancio dell'industria è il governo, è lo Stato. Noi continuiamo a sostenere che la nazionalizzazione è l'unica soluzione. Tra l'altro, come dire, ci hanno raccontato che l'Europa ci vieta lo stesso discorso che facevate per Alitalia, che continuiamo a fare, ma lì abbiamo avuto ragione per l'ennesima volta, perché Alitalia, come dire, è fallita 3 volte, e addirittura su Alitalia si è scoperto che i privati, Etihad, nell'ultimo periodo, ha avuto la capacità di fare gli stessi debiti che il pubblico ha fatto in 20 anni nel giro di 3 anni, con la metà del personale, tra l'altro, sottopagato. Allora, il ragionamento è semplice: se quella è un'industria, come dire, importante per l'economia nazionale, perché comunque a Taranto, diciamo, dà ancora da lavoro a tantissima gente, si dice che produce circa il 70% del PIL tarantino, no? Sia collegato attorno a lei. Noi diciamo che... ci vuole uno scatto d'orgoglio, il governo deve avere il coraggio di fare operazioni che la Francia per esempio sta facendo, che è questo che manca, no? Lì in Francia, per tutelare i posti di lavoro, il governo francese a un certo punto
tende a nazionalizzare i cantini STX. Allora, la domanda che ci dovremmo porre: c'è un imprenditore nel mondo che verrebbe qua a Taranto a spendere miliardi di euro per andare a recuperare un'azienda che in questo momento cade a pezzi, garantendo la salute dei lavoratori, sapendo poi tra l'altro che ci sono... E allora che sono venuti a fare per chiuderla? Ma noi l'abbiamo sostenuto, l'abbiamo detto chiaramente. Guardate, Mittal, cioè non lo diciamo, non lo dice la storia. Assorbirla e chiuderla. Ma guarda, con la crisi dell'acciaio che abbiamo avuto a livello mondiale, Mittal è il primo produttore, c'ha tutta una serie di aziende in Europa dove ha fatto le stesse operazioni. Guardate Zenica, in Bosnia, l'ha acquisita, ha fatto promesse di investimenti, ha preso tra l'altro 100 milioni di euro di finanziamento dalla Banca Europea. A Zenica, il bollettino del comune di Zenica tutti i pomeriggi consiglia, come dire, la popolazione locale di non uscire. Tasso di inquinamento addirittura superiore ai picchi che abbiamo avuto a Taranto. Cioè, quindi non stiamo parlando in astratto di qualcosa, come dire, che stiamo ipotizzando. Parliamo di un soggetto, come dire, che in Europa negli ultimi anni non ha avuto comportamenti lodevoli da questo punto di vista. Perché si è buttato sull'IVA di Taranto? Uno, elimina un diretto concorrente, così scopre quello di mercato. Due, non dimentichiamo, noi, lo diceva prima il dottore, Taranto ha una posizione logistica invidiabile. Cioè, noi abbiamo il porto di Taranto, voi sapete che cosa è successo con i Riva, no? Negli anni che avevano monopolizzato, anche su quello. Poi chiuderà l'Ilva, Mittal? No, ma dal nostro punto di vista l'ha ridurrà ad un centro servizi, quindi avrà pochi dipendenti, sottopagati, come dire, con la chiusura di tutta la produzione a caldo, e quindi sarà una zona di passaggio che, come dire, gli consentirà tra l'altro di guadagnare un sacco di soldi. Intanto l'incontro del 15 settembre è slittato, mi pare, l'incontro è slittato al 9 ottobre, perché chiaramente c'è stato un coro di critiche che si è unito al primo soggetto che ha contestato l'AIA. Noi veramente avevamo già contestato l'AIA che il governo aveva prodotto, e quindi c'è stato, come dire, ci sono state una serie di soggetti istituzionali che a un certo punto hanno detto così non va bene, perché l'AIA presentata da Mittal in realtà allunga nuovamente i tempi. Guardate, un piccolo assunto, io ricordo quando ricevuto Palazzo Prefettura dall'allora ministro dell'ambiente Clini disse di fronte a tutti: copriamo i parchi minerari in 6 mesi. Era l'agosto. Poi sappiamo la fine giudiziaria che ha fatto Clini. 2012. Sono passati 5 anni, i parchi stanno in quella condizione. Mittal ti chiede ulteriori 3 anni per iniziare la copertura dei parchi. Diciamo che Gianni Azzaro, dovrei dire la voce del governo, nel senso che no, nel senso che lui è capogruppo del PD. Siede al tavolo del CIS e quindi diciamo che ci può un po' rappresentare il termometro di quello che è l'impegno del governo per la città di Taranto. Parliamo di questa situazione dell'Ilva, perché arriva Mittal, noi chiediamo garanzie dal punto di vista dell'ambientalizzazione, dal punto di vista della tutela occupazionale, però si brancola un po' nel buio, c'è quest'AIA che vede allungarsi i tempi. Riprendo le preoccupazioni di Francesco Rizzo, perché comunque le preoccupazioni ce le abbiamo tutte quante, anche noi, almeno io personalmente ero più favorevole alla proposta Jindal con il gruppo Arvedi del vecchio, che impediva anche l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti. Ad oggi la storia dice che comunque c'è questo affidamento temporaneo, perché ricordiamo che è un affidamento temporaneo, comunque l'acquisizione del ramo d'azienda non è definitivo da parte di Mittal, e l'unica cosa anche che ci fa, ci crea delle condizioni di tutela, nel senso che anche l'ultima volta che è venuto il ministro De Vincenti proprio nel tavolo del CIS, pur vero che ha detto sì, c'è stato questo affidamento temporaneo a Mittal, però tenete conto che l'affidamento poi definitivo dipenderà soprattutto da tre questioni cardine, che è quello innanzitutto della condivisione del piano ambientale, perché la prima questione è la questione ambientale, quindi che per la prima volta rispetto anche nel passato viene messa al primo posto, rispetto prima ancora del profitto e della produzione della produzione. La seconda questione: nessun posto di lavoro deve essere comunque perso,
quindi non bisogna lasciare nessuno a casa. E terza cosa, anche la condivisione con la parte sindacale. Solo al raggiungimento di questi tre obiettivi e con le garanzie su questi, sul raggiungimento di questi tre obiettivi, l'acquisizione può avvenire a titolo definitivo a Mittal. Oggi ancora sulle questioni del piano ambientale non ci sono, vuol dire, riscontri, soprattutto non ci sono condivisioni, perché anche noi contestiamo il fatto di questo allungamento che è incomprensibile per alcune questioni cardine, soprattutto per la questione dei parchi minerali. E troviamo anche ancora incomprensibili ulteriori anche slittamenti. Mi ricordo, per esempio, anche entrando poi nel tecno, la realizzazione, anche il rifacimento delle torce a manica, cioè è una cosa che comunque, detta rispetto anche agli altri incontri tecnici che abbiamo fatto, sono delle risoluzioni che non necessitano tutto questo tempo per il quale comunque... Ecco, e intanto Regione... E sicuramente questa cosa va monitorata e comunque... E intanto Regione e Governo si beccano, o meglio Emiliano becca il Governo. Io penso che questo... Lui insiste sulla decarbonizzazione. Sulla decarbonizzazione. A me, vuol dire, non interessa questa diatriba, e penso però si riflette alla fine. Comunque non, cioè, tra il Premier e comunque Emiliano sulla questione di Taranto, perché poi alla fine noi viviamo a Taranto e quindi noi paghiamo le conseguenze. Io penso che la questione comunque accomuna entrambe, a prescindere, vuol dire, dalla risoluzione, le metodologie con le quali si vuole affrontare questa situazione, che o decarbonizzazione sì o decarbonizzazione no, comunque entrambi hanno messo al primo posto la questione ambientale, però la dovremo vedere nei fatti nel momento in cui comunque ci sarà questo accordo, e sarà sicuramente fondamentale anche questo incontro che ci sarà a breve anche con la parte sindacale, per vedere soprattutto la questione occupazionale, perché da un lato a noi preme sicuramente, come dicevo prima, non perdere nessun posto di lavoro, ma nello stesso tempo, ed è la questione anche che pochi parlano, anche garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori, perché noi ci dimentichiamo anche in che modo vivono, comunque lavorano, sono costretti a lavorare gli operai con condizioni ad oggi, io penso, di sicurezza, e correggimi se sbaglio, Franco, veramente sono in una situazione ormai insopportabile, e poi siamo costretti, voglio dire, a piangere eventualmente, come è successo, anche a ricordare le recenti scomparse da parte di giovani operai. Apriamo una parentesi sindacale con Angelo Ferrarese, lui è relativo appunto ai suoi ambiti di competenza, quello della polizia locale e appunto del pubblico impiego del comune di Taranto, rappresentante Angelo Ferrarese dell'USB. È arrivato il nuovo sindaco, problemi vecchi e amministrazione nuova. Che segnali ci sono da Palazzo di Città? Beh, dottore, come dice lei, noi come organizzazione sindacale abbiamo richiesto al sindaco di Taranto, il dottor Rinaldo Melucci, un incontro a breve al fine di discutere numerosi nodi vertenziali rimasti risolti ed eredità della passata amministrazione con cui questa amministrazione ha voluto dare un segnale di discontinuità, e questo già, diciamo, ci conforta in questo senso. Fermo restando che i nodi vertenziali del Comune di Taranto e dei lavoratori del Comune sono tanti, molteplici, e a cui risoluzione, diciamo, attendiamo delle risposte a breve. Parlo della vertenza ultima nata dall'attuazione del dirigente della Polizia Locale, dottor Michele Matichecchia, del decreto Minniti. Decreto Minniti che impone, per fare un esempio, misure nuove di controllo della sicurezza urbana. Ecco, su questo decreto Minniti noi abbiamo già espresso, diciamo, forti perplessità al momento del varo, e continuiamo e poniamo dei quesiti all'amministrazione di Taranto. Io spero che in questa sede il dottor Azzaro, sia nella veste di consigliere dell'ANCI e sia nella veste di capogruppo del partito di maggioranza della nuova amministrazione, ci possa dare delle risposte. Ora, il decreto Minniti in buona sostanza impone, per esempio, per fare un esempio, la vertenza ultima, al corpo di polizia locale di ogni comune, capoluogo di provincia, l'espletamento del servizio H24, creando però, ponendo dei quesiti irrisolti, su cui speriamo, diciamo, che il dottor Azzaro ci dia delle risposte e il sindaco di Taranto soprattutto ci dia le risposte. I quesiti irrisolti sono questi. In buona sostanza, un corpo sottodimensionato come quello di Taranto deve essere d'ausilio alla Polizia di Stato nel rilevamento degli incidenti stradali, non tenendo conto di una cosa,
In buona sostanza, noi, i vigili urbani e tutti i vigili urbani d'Italia fanno parte del comparto enti locali, non del comparto sicurezza. Quindi il quesito di fondo rimane la giurisdizione. In buona sostanza, noi dovremmo dipendere dal questore per l'espletamento del servizio, pur essendo inquadrati, diciamo, contrattualmente nel contratto di enti locali. Ma soprattutto il decreto Minniti, essendo attuato a Taranto, ci pone in contrasto con l'attuazione della legge regionale 37/2011, che praticamente dice, questa la legge regionale di riforma sulla polizia locale, dice che le polizie locali del capoluogo di provincia della Puglia possono espletare tale servizio solo in presenza di organici pari e superiori a 400 unità. Ora, su questo punto prettamente tecnico, ci attendiamo delle risposte dal sindaco e soprattutto alla luce di un organico, di un problema occupazionale grave che affligge tutto il comunitario e in primis la polizia locale. Allora, noi sulla polizia locale ci vogliamo fare anche un altro discorso con l'amministrazione che penso faremo a breve. In buona sostanza abbiamo l'espletamento del concorso in itinere, tenendo presente che abbiamo un grosso conflitto nella commissione, che è composta da 4 membri tutti interni, e quando per legge un membro dovrebbe essere esterno, e quindi già abbiamo la prima conflittualità, ecco, o meglio la prima irritualità. La seconda irritualità nasce dal fatto che il comunitario ha a disposizione una graduatoria di lavoratori stagionali della polizia locale da cui poter attingere, e che non attinge perché non vi è chiarezza sui fondi contravvenzionali del 208, che sono gestiti dal dirigente della polizia, dottor Michele Matichecchia. Ora, su questo punto la nostra organizzazione sindacale ha chiesto al sindaco e al segretario generale che la procedura di elezione della commissione bilaterale di controllo del 208 venga espletata. Ora, su questo noi poniamo un interrogativo al signor sindaco, un interrogativo al consigliere del okay. sui fondi del 208 e sul piano occupazionale. E voglio aggiungere poi. Lo diciamo nel prossimo. Rizzo voleva visto sì, qualche segnale. Due battute su quello che diceva Angelo prima. Con i piedi per terra, cioè dicendo le cose così come stanno. Noi abbiamo avuto una chiusura dell'era Stefano, negli ultimi mesi una sorta di ingessatura sul comune, sappiamo tutti, no? Si è legata quella condizione, e noi abbiamo avuto la responsabilità come organizzazioni sindacali di non forzare rispetto, come dire, a alcune situazioni che secondo noi erano arrivate al limite o stavano per arrivare. Poi c'è stata l'elezione di Rinaldo Merucci al sindaco, tra l'altro ricordo di aver ascoltato più volte dalla bocca di Rinaldo Merucci la parola inclusione, quindi inclusione, discussione, democrazia, coinvolgimento. Problema è che Merucci viene eletto a giugno, il sindaco lo facciamo insieme, lo slogan, siamo a settembre, tutto ci può dire di questa amministrazione, però credo, almeno conoscendo tanti degli esponenti che oggi stanno al comune, che in questa amministrazione ci abbiamo gente che è responsabile, gente che è capace di amministrare il comune, abbiamo personalità forti, e parlo sia per quanto riguarda la maggioranza che per quanto riguarda l'opposizione. Quindi diciamo, dal punto di vista degli uomini, la qualità ci sta. Ma il problema è che sono passati 3 mesi quasi, abbiamo delle scadenze, come dire, pesanti, e non si può rischiare, come dire, di perdere altro tempo, perché ci potremmo ritrovare in situazioni che non diventano più gestibili. È chiaro che noi ci aspettiamo, come dire, delle risposte. E soprattutto che si inizi veramente a ragionare per andare a migliorare tutta una serie di servizi, a cominciare da quella della polizia locale, perché guardate, non è che a noi non piace proporre l'H24 per i vigili, ma se abbiamo per strada 40 vigili urbani su 160 che sono forse una ventina adesso, cioè è da pazzi sostenere che in questo momento devono andare a fare l'H24, che vuol dire avere 4-5 vigili al giorno per turno di lavoro presenti in tutta la città. Quindi da questo punto di vista ci aspettiamo delle risposte immediate da parte del comune. Bene, ora andiamo in pubblicità, al rientro riprendiamo il giro, anche perché poi voglio sapere dal dottor Matteo Carrino questa questione ambientale, questo bubone, questo mostro del siderurgico, come
influisce sull'acciaio. Lei oltretutto è un chimico, sì. Quindi è un esperto della materia. Pubblicità, a tra poco. Ci risiamo, eccoci con Polifemo nella struttura, nel complesso turistico del Sanbei. Come detto all'inizio, volevamo realizzare la puntata all'aperto su questa splendida terrazza, però purtroppo l'estate sta finendo, come cantava una vecchia canzone, un anno se ne va, e il vento stasera ci ha fregato. La cosa strana è che proprio ieri, quando avevamo deciso di organizzare qui la puntata, c'era un clima perfettamente estivo. A distanza di 24 ore le cose sono cambiate, ma si sa, Pantarei, tutto scorre. Non so, si cambia, nella vita si cambia. Per esempio, ecco, tornando un po' alle cose nostre politiche, per esempio, Pelillo era lettiano, poi è diventato renziano e poi è diventato di Emiliano. Pantarei, tutto scorre, è la cronaca politica. È vero, è la storia, è bella o brutta, è la storia. Va bene, e allora riprendiamo il nostro giro dal dottor Matteo Carrino. Marcello, chiedo scusa, Marcello, sempre mi sono, anzi chiedo venia, perché più volte, no, ma poteva, mi può chiamare Marcello, no, vabbè, Matteo, si chiama pure Pasquale, però voglio dire, no, cioè, il discorso è, mi dispiace, perché all'inizio io più volte ho ripetuto Matteo, invece sì, Marcello, ecco. E allora, dicevo, dottor Marcello Carrino, in effetti la vedevo quando nominavo Matteo, lui faceva qualche gesto, me lo poteva dire, no, non è che, vabbè, c'è problema. No, scherziamo. E allora, dicevamo, dal suo osservatorio privilegiato, chiamiamolo così a livello turistico, a livello di impresa, questo bubbone che c'è, questa situazione ambientale pesante, in che modo incide? Perché uno dice sì, noi abbiamo delle risorse meravigliose, noi ce ne possiamo fregare altamente di Rimini. Beh, però poi chiaramente c'hai un freno a mano tirato quando si dice a Taranto la città dei veleni, la diossina, le morti di tumore, la mortalità infantile, insomma tanti fattori che comunque potrebbero e forse possono incidere nell'ambito turistico. Sicuramente una realtà come l'Ilva incide, ha il suo impatto sia ambientale ma anche sotto il punto di vista turistico, perché i turisti quando vengono a Taranto o vengono di passaggio si affacciano a 6 km, vedono un mare cristallino, soprattutto quando c'è tramontana, perché poi ovviamente anche quando c'è scirocco ci sono dei problemi per l'erosione delle coste e quant'altro, ma questo riguarda tutte le spiagge. Purtroppo l'Ilva è anche una realtà produttiva, non ci dimentichiamo che fino a 5 anni fa, fino a quando poi c'è stato un occhio più attento, certo, negli ultimi 5-6 anni, insomma, a memoria vado, è una realtà che non si può cancellare col Photoshop. Questa è una presenza cinquantennale. Ci abbiamo convissuto, sicuramente l'Ilva ha subito anche delle migliorie sotto il punto di vista, sto parlando sempre rispetto a una proprietà dell'IRI. Io vorrei dire soltanto una cosa, è possibile convivere con l'Ilva se l'Ilva si adegua, ovviamente, cioè se piano, non è una cosa che puoi fare dall'oggi a domani, perché l'emissione di diossina, teniamo conto che parliamo di volumi mostruosi di produzione di diossina. Diossina viene prodotta anche dal semplice accendere una sigaretta, viene prodotta diossina, tutti i processi di combustione producono diossina. Il problema ovviamente è, parliamo di una superficie, ecco, mi perdoni, una produzione. Io, se devo esprimere la mia opinione, sì, sono per la chiusura assoluta, ma questa è una mia opinione personale. Però in altre realtà, in altre realtà, in Germania, si convive perfettamente, sicuramente c'è un occhio più attento. Però chiaramente se qui l'AIA è slitta di un anno, è slitta di 2 anni, è slitta di 3 anni, uno dice ma a che gioco giochiamo? No, il problema è che bisogna affrontare il problema ambientale, ormai si è arrivati a un punto dove non puoi far finta che non ci sia l'inquinamento, far finta che non ci siano i tumori, cioè non si può negare.
la tecnologia e comunque anche la medicina ha fatto passi da gigante, ha capito che prima si moriva, adesso si è capito che ci sono ovviamente delle, ma non è soltanto l'Ilva, parliamo anche dell'Eni, insomma, Taranto è una mezza polveriera sotto questo punto di vista. Comunque, non voglio stare a polemizzare, io sono dell'idea che comunque tanto altre realtà industriali ci sono in tutto il mondo. Ci sono delle realtà che stanno peggio di noi, ci sono delle realtà che sono state sicuramente rese meno inquinanti. Cioè la tecnologia e la chimica ha fatto passi da gigante, sia nell'identificare proprio l'inquinante stesso, sia nel quantificarlo, quindi le analisi chimico qualitative, quantitative, analitiche. Cioè alla fine ci sono anche, è chiaro, ci vogliono tantissimi capitali, però ci sono delle nazioni, se uno va negli Stati Uniti non è che non ci sono gli impianti siderurgici, se uno non gira il mondo, cioè ci sono, è chiaro che si cerca di adeguarli. Io sono dell'idea che l'Ilva si dovrebbe comunque adeguare a degli standard europei, perché noi siamo comunque in Europa, quindi tutte le leggi europee sull'inquinamento non le possiamo ignorare, cioè, però c'è la possibilità di adeguarla. Chiaro, ci vorrà del tempo, ci vorranno capitali, il problema è chi li mette questi soldi, ecco. Però poi l'altra cosa che mi sconvolge è che, visti i guasti ambientali, visto il dramma sanitario che vive Taranto, poi non c'è a livello sanitario, e qui dobbiamo prendere per le orecchie il signor Emiliano, non c'è quel ristoro dal punto di vista sanitario per la realtà ionica. Cioè dovrebbe esserci un corridoio privilegiato, un'autostrada libera per appunto le emergenze sanitarie di Taranto. Vediamo che per esempio a Taranto, noi considerando la realtà di Taranto e provincia, considerando, ecco, diciamo una base di 300.000 abitanti, abbiamo un pronto soccorso, e a Bari per le stesse dimensioni ne abbiamo 4. Allora uno dice: ma scusatemi, Taranto cosa è? È la pattumiera d'Italia? Perché Taranto si deve andare a prendere, non sappiamo ancora come si è definita la questione, i rifiuti pericolosi da Foggia, e Taranto c'è l'Eni, e Tempa Rossa, e la Cementir, e la Marina Militare, e che siamo la pattumiera d'Italia? Secondo me ci vuole un intervento importante, cioè secondo me in questo dovrebbe intervenire lo Stato, noi anche come cittadinanza dovremmo perché poi sentire. Voi imprenditori purtroppo subite questo, certe realtà, sì, tra capo poi, e collo vi trovate le frittate. Sì, purtroppo è una situazione molto, molto pesante, molto ingarbugliata. Io sono dell'idea che c'è sempre una soluzione, questo può comportare ingenti quantità di denaro, può comportare però anche riqualificazione del territorio, cioè l'Ilva è 3 volte Taranto, non stiamo parlando della falegnameria, cioè sicuramente i capitali da investire sono enormi, però non puoi nemmeno sottacere le morti per tumore, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Rizzo, intanto parliamo del 9, sarete al Mise, no? Sì, no, prima... Sì. E poi anche voglio sapere da lei qualcosa su Tempa Rossa. Rispetto alla domanda che hai fatto al dottor Carlino prima. Alzi la voce, Rizzo, perché sennò non ci sentiamo. Rispetto alla domanda che hai fatto al dottor Carlino prima, io credo che bisogna chiarire, come dire, un elemento che è fondamentale rispetto alla questione industriale, che poche volte viene menzionato. Allora, noi non siamo in una condizione dove all'Ilva, se si fa l'adeguamento AIA che ha previsto Mittalo, che ha previsto il governo, noi siamo il top che oggi la tecnologia permette di avere come diciamo, contenimento degli agenti inquinanti. Perché noi abbiamo un problema, né nell'AIA prodotta dal governo né in quella prodotta da Mittal c'è l'obbligo delle migliori tecnologie esistenti sul mercato, che è una cosa le chiara. BAT, no? Si chiamano, no? Allora, migliori tecnologie vuol dire che se nel 2010, okay, esce un sistema che ti permette di, tu devi attuare quel tipo di sistema. Noi abbiamo l'obbligo di attuare le migliori tecnologie rispetto all'impiantistica che abbiamo.
per fare, come dire, un po' di chiarezza, è come se io ho un 127 prodotto nel 1970 e a un certo punto, siccome inquina, perché è una macchina vecchia di 47 anni con tecnologie, ci cambio la marmitta, ci metto la marmitta nuova e quindi presumo che inquina di meno. È vero, ma lo standard è sempre più elevato rispetto a una macchina di ultima generazione, l'Euro 4. Allora il problema qual è? Noi non abbiamo avuto la capacità, il governo in questo caso non ha avuto la capacità di imporre, no, le migliori tecnologie esistenti sul mercato a coloro che devono venire ad acquisire lo stabilimento. Io l'ho detto forse già in trasmissione, guardate che è assurdo scoprire, un nostro collega Tarantino che lavora in Germania in un'azienda siderurgica, scoprire, parlando casualmente quest'estate con lui, che lì arrivano, voi sapete che le aziende siderurgiche sono a ciclo continuo, quindi sono soggette, come dire, ad avere lavoratori 24 su 24, tu scopri che arrivi là, lui è un turnista, sostanzialmente la luce dell'impianto in cui lavora si modifica a seconda delle, proprio perché, come dire, hanno fatto degli studi scientifici rispetto, no, ai danni che possono provocare alla vista delle persone, cioè siamo a quel livello lì, quella è la famosa industria 4.0. Allora, si pretende che Ilva diventi un'azienda ecocompatibile, se la pretesa è questa, perché noi crediamo che oggi la tecnologia ti consente di poter operare, come dire, anche in territori come quello di Taranto e far convivere entrambe le situazioni, quindi il turismo, no, le risorse naturali più l'industria, però bisogna avere la capacità anche di investire i soldi. Tra l'altro, noi non abbiamo fatto un ragionamento dove abbiamo detto, caro governo, buttaci dentro 4-5 miliardi di euro. Noi abbiamo fatto un ragionamento che consente poi all'Ilva di Taranto anche di essere, come dire, no, di avere il futuro nelle mani per i prossimi 15-20 anni facendo un'operazione di questo tipo. Oggi, con l'applicazione dell'AIA rispetto a quello che propone Mittal, quale sarà il risultato? Che tu magari riuscirai per 4, 5, 10 anni ad avere, come degli standard produttivi di un certo tipo, ad abbattere leggermente, anche per effetto, anche e soprattutto per effetto della minor produzione, le emissioni ambientali, ma stare a punte da capo, perché il vero problema dell'Ilva è che è stata costruita negli anni 50 e non si è mai ammodernata rispetto agli standard tecnologici che noi abbiamo avuto, come dire. Non è un caso, e chiudo su questa faccenda qua, che ogni tanto ci esce fuori l'immaginetta dei parchi minerari della Corea del Sud, quelli coperti della Nippon Steel, o Giappone, non ricordo. Vabbè. Quella è tecnologia degli anni 2000. È chiaro che 30 anni fa, 40 anni fa, tu quel tipo di tecnologia non ce l'avevi. Allora è su quello che noi avremmo voluto che si ragionasse. Capiamo che, come dire, il problema di Taranto è enorme, anche e soprattutto perché non bisogna dimenticare che abbiamo il dramma ambientale e sanitario, ma dall'altra abbiamo 11.000 dipendenti diretti, altri 3.000 dall'appalto. Apro e chiudo parentesi, anche qua, altri 4.000 lavoratori in totale hanno perso il lavoro già, appalto Ilva e tutto quello che si muove attorno, perché voi sapete come funziona, no? Soprattutto il dottor Carlino, che fa l'imprenditore, sa che, come dire, la moneta gira nel momento in cui c'è lavoro, quindi la gente spende. Anche qua, che tipo di garanzie dà un'azienda che arriva e ti dice sì, siete in troppi? E chi decide quanti dobbiamo essere? Perché anche qua si apre una partita del 9%. E loro fanno un criterio ragionieristico. Entrate, uscite, tot ne posso mantenere. No, guardate, allora se parliamo, se dobbiamo fare un discorso serio su ambiente e sicurezza, ok, e su produzione di un certo tipo, guardate, qua uno può essere ingegnere, può essere il produttore, come dire, il primo produttore di acciaio a livello mondiale, però dovete sapere una cosa, ogni azienda siderurgica è diversa dall'altra. Cioè tu puoi avere all'Ilva di Taranto bisogno di 100 lavoratori in acciaieria, perché l'acciaieria è conformata in una certa maniera, magari in Francia lo stesso tipo di acciaieria che fa lo stesso tipo di produzione te ne servono 80, perché, come dire, in alcuni pezzi di acciaieria hanno tecnologie diverse che gli consente di ridurre il personale. A Taranto oggi non siamo nella condizione in cui Mittal può dichiarare esuberi fino a 4.000 unità, chiariamo sta cosa. Ok, Gianni Azzaro, e allora contratto istituzionale di sviluppo, CIS. E le promesse del governo, gli impegni del governo, spesso vediamo il ministro del Mezzogiorno De Vincenti che viene a Taranto, già sottosegretario all'epoca. Ci sono certamente, c'è un terreno in movimento, però poi alla fine della giostra
il piatto piange, cioè se noi consideriamo l'economia tarantina al di là degli interventi e la situazione ambientale è quella che è e la situazione sanitaria è quella che è, un'economia non moribonda ma morta, parlo del borgo di Taranto, attività storiche che hanno chiuso per sempre i battenti, il borgo che si confonde con le periferie quanto a miseria e degrado, l'uomo della strada dice sì, ma al di là di queste passerelle io cosa vedo, cosa trovo? Ecco, sì. Il ruolo del CIS. Più che il ruolo del CIS, mi permette solo gli effetti, di... sì, effetti, ecco, gli effetti CIS, sì. Più che il ruolo. Vorrei tornare sulle questioni che sì, sono state trattate, perché comunque sono le tre questioni madre che oggi abbiamo comunque tanto, che sono sicuramente la questione ambientale, la questione sanitaria che è correlata e l'emergenza lavoro. Quando parlo di lavoro anche significa avviare quel processo di diversificazione e quindi uscire dalla monocultura dell'acciaio. Quindi la questione ambientale l'abbiamo trattata prima, quindi la monitoreremo, vuol dire, giorno dopo giorno insieme alle parti sindacali e gli enti datoriali. La questione relativa alla sanità, anche lì ricordo tutti, voglio dire, anche quella, diciamo, anche quella sommossa popolare che fu fatta in sede di dicembre dell'anno scorso, quando non furono stanziati quei 50 milioni, sì. Che poi non erano per i bambini ma erano per la sanità, non furono stanziati quei 50 milioni, poi ne furono stanziati 70 nella manovra di bilancio. Quindi è vero che sono arrivate quelle risorse, e tant'è vero che sulla scorta di quello stanziamento comunque l'ASL di Taranto ha fatto la cosiddetta anche l'elenco della spesa con tutto l'acquisto di macchinari anche di ultima generazione per poter dare risposte in materia sanitaria. Però è pur vero che ancora non riusciamo a dare risposte sulla questione madre, che è quella comunque relativa al personale. Perché se è vero che noi possiamo comprare tutte le strumentazioni di questo modo, anche di ultima generazione, ma se non abbiamo il personale che la fa funzionare, rimangono lì ancora in celofanate. Quindi oggi noi abbiamo ancora la questione, la vicenda del personale in ambito sanitario, dove ancora mancano 2.000 unità che sono fondamentali anche per... Ma poi anche andando ad accorpare i reparti, andando a chiudere i pronto soccorso, crei solo... alla fine parliamoci chiaro, quello che succede all'ospedale di Taranto, al Santissimo, il pronto soccorso è una polveriera. Purtroppo si dice di voler tutelare i medici e gli infermieri, ma quando accadono certi episodi di violenza che vanno condannati e chi fa quelle pazzie va drasticamente punito, però la regione non pensa a un certo punto che in quelle condizioni il pronto soccorso scoppia. Assolutamente. Cioè non è normale che se io ho il codice rosso automaticamente ovviamente ho il criterio prioritario, però se io ho un codice verde, se io mi spezzo una gamba, mi dicono non stai morendo, con la gamba rotta puoi stare 7 ore stecchito al pronto soccorso, non mi sembra dignitoso. Assolutamente. E questa rivisitazione, noi più volte abbiamo anche sottolineato il fatto che poteva essere presa in considerazione solo nel momento in cui fosse stato realizzato il benedetto nuovo ospedale San Cataldo, perché solo in quella circostanza potevi a quel punto anche fare a meno del pronto soccorso del Moscati, quello di Grottaglie e del Santissima Annunziata, perché comunque anche dato anche la posizione, quindi in zona Ocean, quindi facilmente raggiungibile sia da parte della provincia che da parte della città, c'è una struttura nuova e quindi poteva soddisfare le esigenze di tutto il territorio. Però fino alla realizzazione, e sappiamo tutti che ci vorranno molti anni, era necessario non far diminuire, diciamo, le prestazioni del presidio ospedaliero centrale e quindi rimanere le questioni, okay, relative al pronto soccorso. Per quanto riguarda la questione poi relativa allo sviluppo, noi oggi ci abbiamo, e la deriva anche poi dalla capacità di tutti, ci abbiamo degli strumenti che ormai il governo ha messo in atto già da diverso tempo, sia in termini normativi ma anche in termini di risorse. E lì ci riferiamo alle questioni relative al CIS, che è uno strumento che serve per accelerare e soprattutto per finanziare quelle opere pubbliche strategiche, ovvero la questione dell'ospedale, la questione dell'arsenale dove comunque i lavori sono in atto e quindi si stanno realizzando, la questione relative al porto, le questioni relative alle bonifiche in Città Vecchia. Poi voglio parlare, non in questo intervento, nel prossimo, di questo di Tempa Rossa, perché per il ministro Galletti
sarebbe tutto a posto. Poi si parla anche di compensazioni e qui incomincio ad avere un po' paura quando l'amministrazione comunale parla di compensazioni. Penso che Taranto non debba compensare, ma essere ricompensata dopo tutto quello che ha pagato e sta pagando. Ma è giusto modo. Per chiudere, quindi, e sulla questione invece lavoro, oltre alla vicenda del CIS, ci sono una serie di risorse che invece il governo sta mettendo a disposizione solo esclusivamente per gli imprenditori, quindi per la parte privata, che non passa neanche per il tramite delle amministrazioni, ovvero dice ci sono risorse affinché si possano o ampliare nuovi insediamenti, ampliare gli attuali insediamenti produttivi oppure fare dei nuovi insediamenti produttivi. Naturalmente noi abbiamo, ci sono già state delle proposte avanzate da questo territorio che ha fatto, dimostrato il fatto che il nostro tessuto imprenditoriale, al di là che se ne dica, qui abbiamo una presenza, voglio dire, ma ce ne sono tante altre, voglio dire, che hanno la volontà di mettersi in gioco e metterci la faccia e hanno presentato delle proposte proprio che vanno anche in ambito turistico e proprio anche di notizia di ultimi giorni la Costituzione che parte da Taranto, l'iniziativa parte da Taranto, del distretto nautico della Magna Grecia che va anche a riscoprire la nostra identità, andare a riprendere culturale. Le vecchie rotte delle colonie della Magna Grecia e quindi parte da Taranto e mette a sistema tutti i porti delle città turistiche, quindi della Puglia, della Basilicata e della Calabria, che si mettono a sistema realizzando il distretto. Il distretto che ha la possibilità quindi di attingere risorse non solo quelle governative ma anche a quelle dell'Unione Europea, dove abbiamo il cosiddetto piano Juncker che vede tra l'altro i protagonisti uno dei nostri politici locali come Pittella, ma che ha finanziato fino ad ora solo progetti del nord e non ce n'è uno al sud, nonostante abbiamo 6 regioni che sono tutte di uno stesso colore politico. Rizzo. Quindi, no, io giusto una precisazione, una battuta senza entrare nei particolari perché poi mi comprometto troppo. Credo che uno dei grossi problemi che abbiamo trattato prima, parlavi di Battumira, no? Sì. Italia, ci sono delle questioni che al di là dell'appartenenza politico sindacale sono questioni legate al territorio e quindi alla gente che ci vive su questo territorio. Ecco, io posso essere dell'USB, magari Giovanni è di un altro sindacato, oppure io posso essere di Rifondazione piuttosto che del PD. Ci sono questioni però che attengono la vita della mia famiglia, della famiglia di Giovanni, che ci dovrebbero vedere, come dire, da questo punto di vista uniti. Taranto credo che sia uno degli esempi in negativo della nostra nazione, perché noi abbiamo la capacità di dividerci anche sulle questioni che sono di interesse, come dire, generale. E guardate che la questione dei pronto soccorsi, delle chiusure, ne è un esempio lampante, pure lì. Rispetto all'emergenza sanitaria che Taranto sta vivendo, io non credo che sia stato, come dire, no? Accorpare i pronto soccorsi sia stata una scelta positiva. Felice. Anche perché a luglio, poi tra l'altro, mi è capitato di sentirmi male, sono arrivato a pronto soccorso, non si capiva che c'avevo, e mi sono trovato 40 persone che stavano su 40 barelle diverse, qualcuno stava coricato, era veramente un manicomio, e là ti rendi conto veramente, no, di a che livello stiamo. Però da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo prima riappropriarci della tarantinità, perché mi sa che l'abbiamo persa la tarantinità, cioè abbiamo maturato l'idea che pur di fottere, come dire, l'avversario politico sindacale, come dire, restiamo inermi o fermi anche rispetto a scelte che secondo me sono scellerate e che non fanno il bene della città. Quindi da questo punto di vista credo che un po' tutti dovremmo fare un bagno d'unità e cominciare a ragionare sul fatto che questo è un territorio che ha tante risorse, però per valorizzare il territorio ci devono pensare le persone, devono essere le prime. Prima il dottore ha fatto un ragionamento sulla civiltà, io su questo non voglio parlare perché secondo me il primo male di Taranto è la questione culturale. Sì, indubbiamente. Allora noi o abbiamo il coraggio di ripartire pensando, come dire, al bene collettivo, altrimenti non usciamo più da questa storia. Poi magari capisci anche perché, senza batter ciglio, ti mettono assessori, e non lo dico perché magari sarà gente capace che vengono da altri territori che non conoscono tanto. È chiaro. No, ma io infatti grado, Rizzo, però, io più volte ho ribadito il fatto, massimo rispetto per esempio per l'assessore dei lavori pubblici, peraltro figlio d'arte di Paola, però devo anche dire che sinceramente come fa
uno che non conosce il territorio a girare la città, a sapere che in quella strada c'è quel problema, in quell'altra c'è quell'altra ancora. La scelta del vice sindaco, massimo rispetto per De Franchi, tecnico, persona capacissima, però viva Dio, la figura del vice sindaco è una figura rappresentativa e deve essere legata al territorio di Taranto. Poi se vogliamo chiamare il tecnico, l'esperto, ma facciamolo venire pure da Oxford o dalla California, non è quello il problema, però almeno vice sindaco che sia tarantino, no? Vabbè, comunque. E allora, posso salutare? Sì. No, c'è l'ultima parte che la facciamo parlare prima della pubblicità, dopo la pubblicità. E allora, Angelo Ferrarese, le altre battaglie sindacali, gli impegni sindacali che poi non abbiamo avuto modo di completare nella prima parte. Io l'occasione. Allora, Lazzaro, facciamo così, lui pone le domande. Nella terza parte, lei, parlando prima di del nostro amico, avrà modo di... E io poi dai voti. Quindi io... costringiamo Rizzo a rimanere, vedete il giochetto? Allora. Beh, io colgo l'occasione, ripeto, della disponibilità, della presenza del dottor Lazzaro, per porre un altro quesito, perché sul Comune di Taranto è successa un'altra cosa anomala, nel senso che la vecchia amministrazione, prima di andare via, ha dato mandato al suo rappresentante di parte pubblica di firmare il contratto decentrato. Di fatto, che è successo con questa firma? Poteva farlo in maniera unilaterale. Ci sono stati altri sindacati che oggi sono anche ascoltati, la CISL, che hanno pattuito con l'amministrazione che cosa? La mancata erogazione della produttività a tutti i dipendenti comunali. Allora, facciamo una precisazione sulla produttività dei dipendenti comunali. Non parliamo di grossissime cifre, soprattutto perché vengono spalmate su redditi, tenete presente, di 1.100-1.000 euro al mese. Allora, che cosa è successo? È successo con questa firma del contratto decentrato, la nuova amministrazione che si andava a insediare è rimasta tagliata fuori dal dare linee di indirizzo politico alla trattativa contrattuale. Quindi, in buona sostanza, i nuovi amministratori si sono trovati fuori dalla contrattazione dei lavoratori del Comune di Taranto. Questo cosa ha portato? Ha portato nei lavoratori innanzitutto uno sguardo di fiducia verso i nuovi amministratori, soprattutto la domanda di sapere se verrà, ci sono i margini, io poi la domanda la pongo direttamente al dottor Azzaro in virtù di consigliere dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, se c'è la possibilità di, per quest'anno di prendere parte di questa produttività. Naturalmente la risposta sappiamo sarà precisa come solo un consigliere dell'ANCI può dare, e soprattutto se nella prossima contrattazione decentrata, che vedrà protagonista la nuova politica, la nuova amministrazione, ci sarà la possibilità di scongelare il fondo salario accessorio, quindi, e di ricreare quelle basi per la riconquista salariale che, ricordo a tutti, la vecchia amministrazione Stefano ha imposto come imprimatur politico alla sua azione. Cioè, l'azione della vecchia amministrazione è stata quella di martoriare i dipendenti comunali e di colpire in particolar maniera, attraverso anche il dirigente, io qui perché ci sono responsabilità precise, i vigili urbani soprattutto. Sui vigili urbani chiudo e poi attendo le risposte. Dal consigliere Azzaro, in qualità di capogruppo del PD, e dal signor sindaco di Taranto, vogliamo chiarezza sulla disponibilità reale dei fondi di 208, questo per creare occupazione con l'espletamento del concorso, e nel contesto, perché noi abbiamo un'idea precisa del piano assunzionale che il Comune deve fare sulla pianta organica, abbiamo idee precise e suggerimenti precisi per prendere più personale possibile, e abbiamo idee precise da suggerire all'amministrazione per quanto riguarda come alleggerire la contrattazione decentrata per quanto riguarda il settore polizia locale. I soldi del 208, vogliamo avere chiarezza su questo, la vogliamo avere con le elezioni libere della commissione bilaterale e con un'interrogazione anche in consiglio comunale al dirigente della polizia locale, dottor Michele Matichecchia, dei soldi del 208 che provengono da oltre 19.000 contravvenzioni messe a ruolo nell'anno 2017. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, qualche minuto, e poi la terza parte di Polifemo. Non cambiate canale, a tra poco.
Bene, rieccoci, terza parte di Polifemo. Siamo nel complesso appunto turistico San Bay. Vedete che bel logo, faccio vedere. San Bay Beach Camping, programma attività ludico-sportive, è una delle offerte della struttura. E allora, per questa volta invertiamo l'ordine degli addendi, l'intervento degli amici ospiti, perché abbiamo Francesco Rizzo che deve andare via. Mi diceva giustamente, sono da stamattina in attività, prima in stabilimento, attività sindacale, ora la trasmissione. A casa giustamente mi reclamano e allora gli diamo questa priorità di intervento. Tra le tante situazioni anche Tempa Rossa, si parla di compensazioni, il sindaco Melucci vedrebbe di buon grado delle compensazioni che potrebbero esserci per Taranto alla luce di Tempa Rossa, della presenza di Tempa Rossa, ma io dico è necessario che dobbiamo accumulare fonti inquinanti su fonti inquinanti? No, noi abbiamo espresso il giudizio su Tempa Rossa quando venne a Taranto l'ex premier Matteo Renzi. E noi facciamo E io lo interruppi mentre parlava. E facevo un ragionamento semplicissimo. Allora, siccome qua si è parlato pure, come dire, stasera di far crescere le attività, no? Che possono sul territorio tarantino, visto le risorse, come dire, trasferire, no? Pezzi di economia importanti, quindi diventare, non dico autosufficienti rispetto alla monocultura dell'acciaio, ma quantomeno incominciare a buttare le basi per poter creare nei prossimi anni delle situazioni completamente diverse, quindi diversificazione delle produzioni. E se uno poi mi spara all'interno di questo ragionamento la questione di Tempa Rossa, io dico a un certo punto probabilmente è vero quello che hai detto tu prima, che siamo arrivati al punto che veniamo considerati la pattumiera d'Italia, perché a Taranto tutto è permesso. Cioè, noi al premier diciamo una cosa, all'ex premier Renzi. Allora, quello che abbiamo lo dobbiamo mettere in sicurezza, però dobbiamo chiarire un aspetto. Il compito della politica a Taranto non è quello di continuare, come dire, a aggravare situazioni che già hanno prodotto in termini sanitari e ambientali danni che non sono neanche riparabili, e parliamo di vite umane. Noi pensiamo che il compito della politica è quello di fare quello che negli ultimi 30 anni purtroppo a Taranto non è stato fatto, ma di cominciare, come diceva prima il consigliere Azzaro, Giovanni, incominciare a creare economie alternative che possono permettere tra l'altro ai genitori di evitare di fare quello che hanno fatto i nostri genitori con i nostri fratelli, di mandarci fuori, perché noi dimentichiamo tra l'altro di ricordare sempre che Taranto forse è l'unica città da qualche anno che a livello demografico invece di crescere continua a diminuire il numero di persone, e questo è anche e soprattutto perché i nostri giovani vanno via. Quindi se l'idea è che bisogna rilanciare il territorio, come dire, appoggiando il progetto Tempa Rossa, tutti quei progetti che sono, come dire, di industria, legati a industria pesante, questioni che possono avere un impatto ambientale pesante, noi credo che strada non ne faremo tanta, anzi rischiamo veramente di continuare a devastare un territorio che non merita quanto sta subendo. Bene, e allora Rizzo, come da promessa fatta, la congediamo, la esoneriamo dalla quarta parte, anche perché ci saranno delle new entry, e quindi ci congediamo da Rizzo e riprendiamo ovviamente il nostro giro da Marcello Carrino, che è appunto il gestore del complesso turistico San Bay. E allora, dottor Carrino, intanto continuiamo a parlare di turismo. Come rendere più appetibile la nostra offerta, come migliorarla, ponendola sullo standard di altre città italiane? Allora, noi diciamo, se possiamo parlare di boom turistico, ce l'abbiamo prettamente nei mesi estivi. Non è un caso che comunque sia, penso che si siano registrate delle presenze luglio, agosto, un po' in tutti gli stabilimenti, poi grazie anche all'iniziativa, insomma, del sindaco,
per il fatto di far arrivare comunque delle navi da crociera che verso maggio addirittura, dove hanno portato, che hanno portato praticamente anche diversi turisti. Certo, bisogna anche attrezzarsi con le infrastrutture, per esempio una cosa interessante potrebbe essere quella di mettere una navetta turistica tipo i double decker che si trovano nella... C'è stato il problema alla stazione, si diceva non ci sono collegamenti, no, il turista arriva a Taranto, il turista arriva, a sbattere se si trova in un orario un oggi, po' particolare? Stamattina dei clienti mi hanno detto, ma gli orari dei pullman quali sono? Degli autobus metropolitani, non ci sono degli orari rispettati? Vabbè, erano persone ovviamente forse lontane da noi come modus vivendi, perché semmai sono milanesi, quindi per noi sembra strano dare degli orari, insomma. Però l'immondizia buttata lì per caso, cioè sono state in questi mesi persone che ci hanno detto: ma Taranto è stupenda, avete un mare, che siamo stati in Sardegna, un mare fantastico. Io certe volte sento delle persone che non avrebbero mai immaginato di trovare un mare a 6 km, ma se andiamo sulla litoranea può essere anche più bello, perché ovviamente ci si allontana dalla città, però abbiamo delle risorse allucinanti. Abbiamo anche tanti problemi. Per esempio, io penso a un fatto, siamo attrezzati e qui posso coinvolgere Azzara. Noi abbiamo due isole, l'isola che era di San Pietro, perfetto, e San Paolo. Perfetto. San Paolo abbandonata a se stessa, la Marina l'ha dismessa, non si riesce a capire chi possa subentrare, se i privati, se il comune. Vabbè, lasciamo stare San Paolo, andiamo a San Pietro. Due motonavi, l'Adria e la Clodia, in funzione mi pare solo l'Adria o la Clodia, una delle due. Sì. Allora, io mi domando, se tu Amat ti assumi il servizio delle idrovie, si dà il caso che devi assicurarmi il servizio, e mi assicuri il servizio se hai almeno due navi, perché può succedere che una si rompa. Se tu sei già in partenza, se già alla fine della scorsa stagione estiva tu sai che una è rotta, diciamocelo in parole povere, a questo punto la porti in riparazione. Altrimenti, se tu vuoi andare avanti con una sola nave, vai avanti a tuo rischio e pericolo, cosa che puntualmente si è verificata. Perché la motonave, una motonave era inagibile in partenza da un anno, la seconda motonave purtroppo, sfortunatamente, si è bloccata. Morale della favola, praticamente i bagnanti sono rimasti a terra. Signori, dove così arrivare? Dobbiamo fare turismo? Allora io dico, tu Amat, scusatemelo, fatemelo dire, pensa al servizio autobus piuttosto che imbarcarti in servizi che poi materialmente non sei in grado di erogare. Quindi è un esempio. Siamo molto lontani dal turismo che gli stessi turisti si aspettano di trovare. C'è un'impreparazione, mi ci metto anch'io come attività, c'è un'impreparazione di fondo che sicuramente, per il fatto che comunque Taranto piano piano si sta, diciamo, sta uscendo, come ha detto prima il signor Rizzo, dalla monocultura dell'acciaio. Non è facile, ci vorrà del tempo. Sicuramente l'amministrazione entrante potrà avere sicuramente degli input, potrà dare anche dei segnali. Bisogna dare dei segnali importanti, secondo me. Bisogna certe volte anche con poco. Io qualche anno fa ho fatto una battaglia personale che è durata forse 2 mesi per aggiustare una fermata dell'autobus dell'AMAT. Ho fatto un servizio su Studio 100, era un pericolo, arrugginita. Scusi, perché parlando non di un fatto anno fa con noi? Questa volta lo può fare anche con voi. Sì, era una battuta. Forse ho fatto pubblicità all'altra emittente. È bella la pluralità. Stato, ci fossero tante detto, emittenti, sarebbe un... Cioè, stiamo parlando di un pericolo. Era con i ferri da fuori, arrugginita. L'unica fermata che sta qui, che è il capolinea, tra l'altro, mi è stato detto, hai ringraziato il dirigente. Okay. Cioè, siamo arrivati a questo livello. Cioè, deve cambiare proprio la cultura del cittadino. Insomma, in primis, poi per carità. Azzaro, questa questione delle idrovie e poi le tante risposte che deve dare all'amico ferrarese. Non
tanto per lanciare una lancia a favore, spezzano lancia di Amat. Però penso che Amat è più volte abbia detto, voglio dire, farebbe a meno di questo servizio. Purtroppo è inserito nel contratto di servizio e quello dipende dall'amministrazione comunale. Poiché comunque siamo anche proprio in questi giorni si sta incominciando a parlare anche di ristirare, quindi rifare il contratto di servizio sia di Amat e di Amio, queste cose possono essere affrontate in questa circostanza, perché considerate il fatto appunto che Amat ha già più volte manifestato, voglio dire, la volontà quindi di non svolgere questo servizio, perché è solo, voglio dire, un aggravio anche di lavoro, in considerazione del fatto anche delle scarse, delle esigue risorse che ha Amat e quindi anche del parco, diciamo. Alcune risposte a Ferrarese. Sulla questione della risposta a Ferrarese, io vorrei precisare soprattutto una cosa che ha detto all'epoca candidato sindaco Milucci, oggi sindaco, anche in sede di USB, questa volontà di questa amministrazione soprattutto di essere discontinua dalla precedente, innanzitutto per la questione relativa al confronto. Quindi è venuta, considerato il fatto che negli ultimi anni soprattutto, non in particolar modo, è venuto proprio il confronto con gli enti datoriali, soprattutto anche con i sindacati, al centro delle questioni volevamo avviare questo confronto continuo con le parti sindacali. E quindi proprio in virtù del fatto sia delle questioni relative anche alla nuova riorganizzazione del servizio, del quale comunque abbiamo sentito l'altro giorno in audizione il dirigente, il comandante della Polizia Municipale, ma soprattutto anche per quanto riguarda le questioni relative a tutto il personale, quindi non mi riferisco solo che sicuramente alla questione della Polizia Municipale, che è sicuramente una parte importante, ma anche a tutto il settore dei dipendenti pubblici. Io mi impegno personalmente, voglio dire, a sentire, a convocare personalmente, grazie con il nostro presidente agli affari generali, a convocare nelle commissioni competenti tutti i sindacati, naturalmente non solo l'USB, per come è giusto che sia, a dare i sindacati e a sentire anche, come sentivo prima, dei contributi che i sindacati vogliono dare sulle singole questioni. E questo nello spirito uno spirito costruttivo e di un rapporto reciproco che ci deve essere da entrambe le parti. Sulla questione soprattutto della produttività, io ho sentito anche il presidente dell'ANCI De Caro per quanto riguarda soprattutto il congelamento delle risorse. Mi ha riferito che è proprio in discussione anche l'esame una nuova legge, perché comunque nella situazione in cui c'è Taranto sono tutti diversi comuni d'Italia e si sta legiferando in tal senso, proprio per ovviare a questa problematica. Nel frattempo loro che usano, alcuni comuni hanno osato, come per esempio il comune di Bari e quindi anche lo stesso sindaco De Caro ha esato e quindi sotto la propria responsabilità ha elargito hanno anticipato e hanno elargito il premio di produzione. Alcune amministrazioni, come per esempio quella di Taranto, invece in maniera prudenziale ha accantonato quelle risorse e le ha congelate, naturalmente andando a danno dei lavoratori. Comunque è una questione che si sta affrontando a livello legislativo. L'ultima questione era quella relativa alle risorse 208, quindi saremo pronti ad accogliere in commissione le proposte che arriveranno dal sindacato, in considerazione del fatto che noi abbiamo due esigenze. Abbiamo un'esigenza che è quella comunque di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio e quindi condividiamo anche alcune esigenze mostrate in questi giorni anche da altri sindacati della Polizia di Stato, nel momento in cui dicono se noi rileviamo gli incidenti stradali la notte, comunque non possiamo poi ottemperare altri servizi del controllo. Ma consideriamo anche, teniamo in considerazione anche il debito, il fatto che la Polizia Municipale naturalmente non ha dipendenti da garantire l'H24. Allora vediamo se c'è una questione come quella dell'utilizzo, il migliore utilizzo delle risorse 208 e quindi magari anche attraverso delle progettualità garantire attraverso dei progetti con personale della Polizia Municipale, ma magari presa anche a tempo, quindi a progetto a tempo determinato, garantire quindi il servizio del rilevamento degli incidenti stradali e quindi garantire un po' un arco temporale degli H24 e quindi lasciare libera la Polizia di Stato di fare la sicurezza. Ferrarese, queste risposte la soddisfano? Sì, su questo poi colgo l'occasione per
diciamo, lanciare un'ulteriore idea che abbiamo noi dell'USB per quanto riguarda il potenziamento del servizio di protezione civile, perché la direzione di polizia locale comprende anche la protezione civile. Ora, un potenziamento, diciamo, è un coinvolgimento nell'ausilio ai compiti precipui della polizia locale, potrebbe essere, diciamo, svolto, sempre naturalmente nel rispetto della norma, da un coinvolgimento dell'associazione della protezione civile. Quindi, in buona sostanza, noi proponiamo anche come soluzione tampone, oltre all'assunzione immediata attraverso l'espletamento della procedura concorsuale, io parlo almeno di 8 vigili, attingendo dalle risorse 208 altri lavoratori sempre attinti della graduatoria a tempo del concorso, quindi fare la formazione con i soldi 208 attingendo dalla graduatoria del concorso e contestualmente fare altra occupazione con la riassunzione del personale a tempo determinato, dismesso, e io dico anche in malo modo, dalla vecchia amministrazione Stefano, perché io ricordo che questi lavoratori sono stati sfruttati, usati e poi accantonati in malo modo, e tenete presente voi su questa situazione particolare, i lavoratori che sono nostri iscritti si sono astenuti dal fare azioni legali per evitare contenziosi a questa nuova amministrazione, e io ricordo a tutti che a questi lavoratori non è stata pagata la produttività per l'anno 2016, per cui non hanno avanzato nessuna richiesta legale sotto nostro consiglio, proprio perché noi abbiamo intenzione di collaborare con questa nuova amministrazione nell'interesse dei lavoratori, non della nuova amministrazione. E per quanto riguarda le ferie, che il dirigente della polizia locale ha provveduto a non pagare questi lavoratori, cioè, quindi noi dobbiamo avere un occhio di riguardo per tutti i lavoratori e soprattutto per quelli più deboli, per i precari. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro la quarta parte, avremo qualche ospite nuovo per parlare di altre problematiche. A tra poco, non cambiate canale, restate con noi. Bene, ci siamo, ultima parte di Polifemo, ci sono due new entry, ora le scopriremo, mi riferisco a Carelli, che è delegato USB Martina, e Massimo Albano, delegato USB Polizia Locale Taranto. Allora, riprendiamo il nostro discorso e allora partiamo dal nostro amico, il dottor, appunto il gestore del complesso turistico San Bei. Vale la pena restare a Taranto? Io ci sto ancora, perché molti ragazzi, finite le scuole superiori, vanno all'università fuori e poi ci si rivede, se ci si rivede a Natale, a Pasqua. Io sono tornato. Ah. Non mi faccia pentire di essere. No, anche io sono rimasto, quindi. C'è qualcuno che ancora si ostina a rimanere in questa città che è bellissima, che ha delle grosse potenzialità. Come dicevo prima, al nostro amministratore comunale, insomma, c'è molta aspettativa nei confronti di questa amministrazione comunale. Io, insomma, ho conosciuto personalmente anche il sindaco, ho avuto un'ottima impressione. Percepisco la voglia di fare, poi ovviamente bisogna cercare di avere il contatto col territorio, con la gente e poi farle ovviamente, ecco, le cose. Però il sindaco, consentitemelo, dovrebbe girare di più, dovrebbe stare in città al contatto, favorendo il contatto con i cittadini, perché lo vedo troppo così, come dire, rintanato nel palazzo di città. Ecco, è importante che il cittadino percepisca la presenza fisica, appunto, del sindaco sul territorio. E allora andiamo dai nostri amici sindacalisti, Ivan Zingarelli, delegato USB Martina per la Polizia Municipale. Che succede a Martina? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono in veste di dirigente sindacale USB presso il comune di Martina Franca. Ho ascoltato attentamente le parti precedenti della trasmissione
In realtà vorrei iniziare con una battuta: si parlava di inquinamento e quindi di aria velenosa che c'è nella bellissima città di Taranto, nella quale tra l'altro io sono nato, ma devo dire... Martinese d'adozione. Sì, martinese d'adozione. Devo dire che in realtà da Taranto spira aria fresca di lotta e di battaglia che è arrivata fino a Martina Franca. Però forse c'è un clima migliore. Il clima sì, è migliore. Non solo quello atmosferico. Diciamo che come precedentemente già detto dal collega Angelo Ferrarese, i nodi vertenziali che sono presenti sulla città di Taranto in buona sostanza sono gli stessi che ci accomunano, no, ahimè, anche a Martina Franca, in quanto è proprio sul tavolo anche dell'amministrazione una delle questioni fondamentali. Abbiamo in piedi una vertenza per dei precari storici, oserei dire, che sono degli autisti di scuolabus utilizzati per anni e mai stabilizzati. Questi autisti quindi rivendicano naturalmente la stabilizzazione del loro posto di lavoro, in quanto per anni hanno contribuito ad espletare un servizio pubblico importante quale quello di autista scuolabus. Per quanto riguarda invece le altre vertenze della polizia locale nel comune di Martina Franca, abbiamo anche noi chiesto a gran voce che ci sia chiarezza su ciò che concerne le questioni di bilancio e quindi questioni inerenti ai fondi dell'articolo 208 del codice della strada, quindi proventi derivanti dalle sanzioni alle violazioni del codice della strada. Quindi attendiamo risposte per poter capire quanti siano questi fondi e come l'amministrazione intenderà utilizzarli. Noi siamo pronti a dare appunto un aiuto e un sostegno nell'utilizzo di questi fondi. E infine vorrei concludere su una nota diciamo importante che riguarda sempre la sicurezza degli operatori. Il lavoratore di polizia locale è sostanzialmente un soggetto che è sottoposto ad aggressioni giornaliere in strada, quindi è fondamentale che vi siano tutte le condizioni di sicurezza e quindi che vi siano dei fondi innanzitutto stanziati ad esempio per il potenziamento della centrale radio del comune di Martina Franca della polizia locale, il potenziamento anche del parco autoveicoli e infine vorrei ricordare che a seguito di un master che ho conseguito nel mese di luglio in diritto penale dell'impresa abbiamo costituito, e la mia tesi appunto era sul mobbing nel pubblico impiego, abbiamo costituito appunto il CUG, ovvero il Centro Unico di Garanzia, il Comitato Unico di Garanzia, che prevederà un centro di ascolto proprio per ascoltare lavoratori che eventualmente denunceranno opere di mobbing sull'ente. Su Martina Franca volevo ricordare inoltre che USB, il pubblico impiego e polizia locale, naturalmente rappresentati dal nostro dirigente sindacale Zingarelli, ha con l'ausilio dell'amministrazione comunale risolto la vertenza annusa che riguardava il personale della polizia locale sui vestiti intrasettimanali, con una proposta accolta dall'amministrazione e incarnata dal passato commissario straordinario. Inoltre, sempre su Martina Franca, USB è presente e tra l'altro, sempre su Martina Franca, stiamo al tavolo della trattativa per quanto riguarda la stabilizzazione degli autisti e per risolvere l'annoso problema delle progressioni economiche orizzontali. Visto che faccio il suo intervento, le prossime battaglie che state conducendo con riferimento soprattutto a Taranto, al comune di Taranto. Sul comune di Taranto in buona sostanza abbiamo proposto all'amministrazione un piano di rilancio delle vertenze, di risoluzione più che di rilancio, con possibilità di dibanare il contenzioso che si è creato con la vecchia amministrazione.
Io poi all'amministrazione comunale ne ho insediata, devo sottoporre rigorosamente il problema delle indennità di responsabilità non erogate sulla direzione traffico, che chissà perché non sono state individuate. Quindi noi sulla direzione polizia locale e tra i lavoratori di categoria B della direzione locale, il nostro dirigente, il dottor Michele Matichecchia, ha ritenuto opportuno non individuare nessun profilo professionale da responsabilizzare con l'indennità, e questa è una situazione anomala che riguarda solo la direzione polizia locale, e di questo vogliamo contezza e chiarezza. Okay. Di questo operato. Inoltre rilanciamo, siamo in chiusura perché i tempi si stringono. Inoltre al signor sindaco di Taranto, dottor Rinaldo Melucci, che tra l'altro è detentore della delega all'avvocatura, vogliamo avere chiarezza su una vertenza che riguarda circa una ventina di lavoratori, di colleghi dipendenti comunali. Quindi è di risolvere questo problema legato alla vecchia vertenza delle professioni economiche orizzontali. E dato che lui ha la delega, vorremmo avere delle risposte su questo. Inoltre io volevo ricordare l'opera sinergica della polizia edilizia del comunitario dei vigili urbani, e che qui è rappresentata dal nostro delegato Massimo Albano, che svolge quotidianamente, nonostante sia molto sottodimensionata, un'opera di prevenzione molto importante, che noi riteniamo dovrebbe essere ampliata sulla polizia edilizia. Benissimo. Allora, così ora passiamo a lui, così abbiamo un po' i tempi contingentati. Massimo Albano, delegato USB, parliamo dell'attività della polizia edilizia, dell'attività che state ponendo in essere. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. E innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Siamo pochi in modo ormai cronico, e siamo pochi non solo dal punto di vista del nucleo di polizia edilizia, siamo alla frutta, nel senso che veramente mai abbiamo avuto un livello così basso di personale. È emblematico il fatto che molti dei nostri colleghi abbiano deciso di cambiare profilo professionale o addirittura di espatriare, di andare fuori dalla città, fuori dalla provincia, perché non veniamo considerati più in modo dell'utilità che abbiamo sempre espresso per questa città. Così come diceva l'amico avvocato, anche il sindaco doveva dare una certa visibilità, anche il sindaco doveva essere vicino ai cittadini. E noi dobbiamo dare visibilità, dobbiamo essere più presenti, perché purtroppo ormai i vigili non se ne vedono più per strada. E per quanto riguarda la polizia edilizia, dobbiamo dire che la città di Taranto è sempre stata molto critica, ha avuto delle criticità importanti per quanto riguarda l'abusivismo dilagante su tutta la litoranea, su tutto il territorio di Lama, di San Vito e di Talsano e di Tramontone. E purtroppo non si può stare dietro a tantissimi abusi che sono stati perpetrati nei confronti del territorio, dell'ambiente, della costa, e quindi occorrerebbe veramente un numero imponente di persone nei nuclei che fanno un lavoro molto duro, perché dobbiamo rispondere poi all'autorità giudiziaria, dobbiamo andare di fronte ai giudici e dobbiamo spiegare quali sono anche dal punto di vista tecnico gli abusi che sono stati fatti, ed è una cosa abbastanza delicata e professionale, altamente professionale. Okay. Concludiamo la nostra puntata con Gianni Azzaro. Beh, la domanda di politica la devo fare. Ci sono delle fibrillazioni all'interno del PD, è inutile negarlo. Voi direte ci sono delle diverse opinioni, la democrazia è anche pluralità di posizioni, ma poi queste situazioni interne al PD poi vanno a riverberarsi sull'amministrazione, sull'attività amministrativa. Diciamo che abbiamo, non dico un monocolore PD, ma comunque il PD è la forza di maggioranza, partito di maggioranza relativa, la forza predominante.
ci sono Guelfi e Ghibellini, ci sono Renziani ed Emiliani, dovremmo dire. Insomma, questo PD lacerato non rischia di lacerare l'amministrazione? Io non è che non voglio rispondere, voglio giusto anche per concludere il ragionamento, perché riallacciandomi anche alla, Consigliere che faceva prima Marcello Carrino, era sul fatto comunque noi ci sentiamo questa responsabilità addosso, voglio dire, delle aspettative che ha la città, ce le sentiamo tutte e quindi stiamo lavorando per questo. In considerazione il fatto anche che il sindaco si è visto poco anche in giro, è solo, tenete conto anche che è stato comunque... No, non vorrei che fosse proprio un suo approccio, suo modo... No, non penso, è da pochi mesi. Proprio perché ci sentiamo addosso queste responsabilità, sta lavorando insieme oggi alla Giunta e anche alla squadra comunque che si è creato, innanzitutto a rivisitare la macrostruttura. Perché la questione fondamentale, come diceva anche prima Angelo, la questione fondamentale è mettere a punto la macchina amministrativa, perché se non mettiamo a punto la macchina amministrativa noi possiamo avere le idee più belle di questo mondo, possiamo avere i progetti di questo mondo, poi ci vogliono le persone che poi diano atto a questo, diano gambe a queste belle idee. E quindi è concentrato per la visitazione della macrostruttura e quindi anche che rivedranno anche un po' il Valzer, quindi una rivisitazione di tutte le direzioni all'interno della pubblica amministrazione. So che ormai il lavoro è quasi pronto e solo dopo aver fatto questo si può incominciare a lavorare in maniera anche spedita. Ritornando, è proprio perché ci sentiamo queste responsabilità, è vero che il Partito Democratico, voglio dire, è diciamo, un partito... Ci sono delle anime diverse, talvolta in conflitto. C'è la pluralità, ma ancora è la bellezza anche di ancora questo partito, perché comunque è un partito che si confronta anche con toni duri, però ci si confronta e comunque si... lei però da capogruppo deve fare da pompiere. L'abbiamo fatto con la precedente amministrazione, lo faremo ancora di più in questa consigliatura, tenuto conto che ancora più rispetto nel passato il Partito Democratico comunque è la forza, come diceva lei, predominante all'interno del Consiglio Comunale. Però devo dire che anche in quella circostanza dove ci sono state alcune frizioni non derivavano da questioni congressuali, ma erano delle questioni soprattutto di merito che poi hanno trovato soluzioni, hanno fatto contingenziale, hanno trovato soluzioni perché noi, c'era una parte che aveva come obiettivo principale questioni soprattutto da dare in termini di servizi sociali e quindi nelle fasce più deboli, e c'erano anche delle esigenze di avere una macchina amministrativa efficiente e veloce. Il dibattito è stato anche acceso, ma alla fine abbiamo trovato un punto di equilibrio che comunque mette nelle condizioni di dare quelle risposte sia in ambito sociale ma anche in ambito amministrativo. Bene, siamo al momento dei saluti. Ringraziamo il dottor Marcello Carrino, che è il gestore del complesso turistico San Bei. Ringraziamo Francesco Rizzo, già ci ha congedato al termine nella terza parte. Ivan Zingarelli, che è delegato USB Polizia Locale di Martina. Massimo Albano, delegato USB Polizia Locale di Taranto. Gianni Azzaro, capogruppo PD del Consiglio Comunale, all'interno del Consiglio Comunale di Taranto, e Dulcis in fundo, Angelo Ferrarese, appunto responsabile USB di Taranto, Polizia Locale e Pubblico Impiego. Grazie. Una puntata in cui abbiamo cercato di analizzare il sistema Taranto sotto l'aspetto economico-produttivo, considerando la realtà ambientale, considerando gli impegni del governo per Taranto. Abbiamo visto i risultati, se ci sono, se non ci sono. Beh, abbiamo tratto le conseguenze. C'è tanto cammino in salita, da un'estate rovente ad un altrettanto rovente, nonostante l'avvicinarsi dell'inverno, autunno. Un ottobre duro si attende, problematico per Taranto, ma abbiamo fatto la corazza per tutti i mesi dell'anno questa situazione. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e canale 879 Sky, viva l'Italia Channel, la replica il sabato alle ore 15. È tutto, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.